Davide Giacalone che è con noi in diretta. Buongiorno Davide, bentornato. Buongiorno, buongiorno, eccoci qua. Buongiorno, buon mercoledì Davide. Allora, la prima di Repubblica titola così: contagi, l'ondata di Natale, la lotta al virus appena sotto, la legge di bilancio al Senato, manovra intesa sul super bonus e la casa fa il pieno di incentivi. Tema che troviamo in apertura sul Sole 24 Ore. Primo sì alla manovra, le ultime novità, così cambiano i bonus per la casa. A te Davide. Sapete, è una brutta scena, adesso, oggettivamente è una brutta scena, intanto perché è notturna, diciamo, è in gran parte notturna questa cosa della corsa per approvare la legge di bilancio. La legge di bilancio va approvata entro la fine dell'anno, però diciamo, lo schema di gioco che si è presentato è davvero poco bello, e cioè il governo presenta la legge di bilancio nella sua articolazione ed è un governo che ha il sostegno della maggioranza, della grande maggioranza delle forze politiche in Parlamento. È già frutto di una mediazione in Consiglio dei Ministri e tiene presente le necessità del Paese messe in coerenza con gli impegni presi per, diciamo, l'utilizzo dei fondi europei. Poi si arriva in Parlamento e parte una sarabanda. Siccome non si può fare l'assalto alla diligenza in grande, si provano a bucare i sacchi, no? per spillare qualche monetina. Ci sono delle cose anche francamente ridicole. Allora, ieri avevano messo in campo un fondo di 10 milioni per risarcire i proprietari di casa che avevano lo sfratto esecutivo dell'inquilino che non paga e che però non si era potuto eseguire lo sfratto esecutivo. A parte che 10 milioni sono una miseria, ma poi quello che io chiedo allo Stato è di far rispettare le sue leggi e le sue sentenze, non di risarcire poi tra l'altro a spese dei cittadini, cioè degli stessi. L'hanno cancellato, diciamo, meno male. No, ci hanno messo gli stessi 10 milioni a un fondo per risarcire quelli che hanno l'immobile occupato. Ma il compito dello Stato, se c'è un immobile occupato illegalmente, è di sloggiarlo e di mandare via gli occupanti, non di risarcire con i soldi degli altri cittadini. Questa roba qui è così via. Adesso ci sono gli aiuti ai divorziati, gli aiuti ai malcapitati. Questa roba qui porta male, perché se le forze politiche pensano di intestarsi questo il bonus, quell'altro il balcone, ci pure i balconi fioriti, ci volete voi, c'è un contributo per me, cioè io ho geranio sul terrazzo che me lo innaffio, ci metto il concime e la sora Cesira e il sor Augusto mi devono dare un contributo per il liquidino del concime che ci metto per fargli fare i fiori, ma siamo suonati. Allora, questa roba qui, se le forze politiche pensano che intestarsi queste cose serva ad aumentare i consensi, allora guardate, glielo comunichiamo in maniera ufficiale. Questo serve a farsi mandare a quel paese, perché non sarà mai sufficiente. Perché non mi avete dato il concime per le piante grasse? Perché per i gerani sì e per le piante grasse no? E perché quelle in vaso sì e quelle per terra no? E così. Guardate che così si coltiva la fuga dal voto, non qualche votarello in più per qualcuno che non riesce a trovare un'idea da presentare agli elettori. Davide, rimaniamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore. Nuovi record per luce e gas. Volano i costi industriali, più 22%, e anche della prima del Messaggero se ne parla, se ne fa proprio l'apertura con le parole del ministro Cingolani: riapriremo i pozzi italiani per frenare il caro bollette. Intanto la Russia taglia, vola il prezzo e la UE dice sì agli aiuti per la transizione. Allora, qui si mescono diverse cose. Noi siamo abituati da qualche tempo a prezzi dell'energia bassi. Tendenzialmente molto bassi. Voi vi ricordate, è stato un anno fa all'incirca, che c'era il problema delle navi cisterne del petrolio per cui pagavano purché se lo portassero via, perché non sapevano più dove metterlo, e quindi i prezzi dell'energia erano molto molto bassi e sono rimasti bassi abbastanza a lungo. Adesso c'è un'impennata che è dovuta a diversi fattori, anche speculazione, ma a mani basse, però la speculazione che si monta sulla ripresa. La previsione per l'anno a venire, cioè per il 22, è che i prezzi dell'energia comincino a calare seriamente già da febbraio-marzo e per tornare abbondantemente sotto quello che oggi è l'impennata. Sarà così? Staremo a vedere. Una cosa è sicura: nel frattempo devi ricorrere a qualche rimedio.
Allora, qualche rimedio qual è? Leggo che il ministro Cingolani dice riprendiamo a usare i pozzi italiani di gas nell'Adriatico. No, sì, giustissimo, io sono d'accordo con il ministro, però ogni tanto domandiamoci, ma perché non li usavamo? No, perché appena 2 anni fa ci si vantava, c'era un governo, il governo Conte 1, ci si vantava di aver fermato le trivelle nell'Adriatico. Vi ricordate i movimenti no triv? C'era pure la teoria che si disturbavano i pesci, uno poteva chiedere scuse, scendere giù, scusate per il disturbo, mi servirebbe un po' di gas, cioè così. Allora, il concetto è, un paese non può andare a sussulti semestrali, bisogna che anche la gente, l'opinione pubblica abbia memoria, se no andiamo solamente a dire dammi il contributo e la facciamo facile. Sul quotidiano La Stampa, l'apertura, tamponi anche nei luoghi a rischio, speranza in pressing dopo il boom di contagi, Draghi, Omicron ci obbliga alla massima cautela. Poi ci sono 2 storie a 100 pagine, i fondi per battere l'anoressia, sono stati stanziati 25 milioni proprio per i disturbi alimentari e poi così finisce l'era della pelliccia, vietata la vendita e l'allevamento. Poi andiamo invece sempre sulla stampa, più avanti a pagina 6, dove c'è dove leggiamo questo titolo: Meloni, ormai io e Letta i nuovi Sandra e Raimondo, ma lo show irrita Renzi. Le manovre del segretario Dem per anticipare il centrodestra, ieri sera il vertice col presidente 5 Stelle, Conte e Speranza. Insomma, i due si incrociano ogni tanto, la Meloni e Letta, e lei ha fatto questa battuta, però insomma forse non è stata presa bene da tutti, no? Sì, è carina come battuta, siamo come Sandra e Raimondo, nel senso i battibecchi. Ma no, è carina come battuta e poi soprattutto restituisce anche una normalità alla vita politica. Certo che la pensiamo diversamente, però questo non significa che io ti considero, diciamo, il distruttore del paese o il distruttore della democrazia. Penso di avere idee diverse. No, questo ci sta, anzi un po' tutti dovremmo cercare di uniformarci, non tutti essere Sandra e Raimondo, anche perché insomma erano molto bravi. Il punto qual è? È che io temo quando le forze politiche si ritrovano in un fronte unico della spesa pubblica. Perché guardate, se torniamo al tema su cui abbiamo aperto, cioè la legge di bilancio, ma non dubitavo che andaste d'accordo. Anzi, andate troppo d'accordo. Il problema qual è? È che andate troppo d'accordo nel fare i ragazzini che devono affidarsi a papà, dice papà ci dai un po', dacci un soldo in più e dacci una cosa in più e possiamo mangiare la cioccolata e possiamo... Cioè, esiste anche poi l'età della responsabilità, perché mettersi d'accordo per fare quel tipo di emendamenti alla legge di bilancio non è da persone responsabili. Allora Davide, ci spostiamo sul Corriere della Sera, l'apertura è questa: i divieti per Capodanno, le misure allo studio, senza tampone niente feste, terza dose dopo 4 mesi. E sulla questione del tampone torna anche il Giornale, ci fa anche qui l'apertura: verso la stretta, cenone con tampone. A te. Ma allora vabbè, il tampone è diventato, diciamo così, il totem di Natale e Capodanno. Non c'è ancora un'indicazione o una norma in tal senso, però vedo che piace molto la polemica, però mi stupisce un po', cioè io mica l'ho capita fino in fondo questa cosa della posizione al tampone. Cioè, io sono vaccinato, cioè, da quando è stato il mio turno ho cominciato a fare i vaccini, però da quando sono vaccinato ho fatto 2 volte il tampone e stando bene, facendo le corna, cioè non è che avevo la sensazione di stare male, sono andato a fare il tampone. Perché l'ho fatto? L'ho fatto perché sono stato invitato in posti dove ci sono persone delicate che possono essere messe a rischio e io del tutto in buona fede, come chiunque altro, potevo inconsapevolmente essere un veicolo di contagio e quindi dovendo andare faccio un tampone e faccio un controllo. Sono vaccinato ma lo faccio lo stesso. So di questi, in questi giorni un amico mi diceva l'altro giorno, dicendo sto andando a fare il tampone alla bambina, dice perché? Sta poco bene? No, andiamo dai nonni. Voglio dire, per le persone il buon senso è già lì. Poi se si vuole dire che non, qual è il tema? Il tema grosso sono gli eventi dove c'è molta gente, se metterlo o non metterlo come obbligo per entrare. Guardate che poi a esito di questo tu puoi anche non metterlo come obbligo e finirai con non fare i grandi eventi, cioè gli incontri. Detto questo, nel frattempo a Palermo hanno trovato questi qua che facevano i finti vaccini, 400 euro no, allora 400 euro per il finto vaccino e la siringa scaricata nella garza. Questi sono criminali. Questi, io cittadino che pago
sia la garza che il vaccino, questi vanno in galera perché quel vaccino poteva salvare la vita a qualcuno. E qui non si scherza, qui è inutile che anche i leader politici, questo qua si faceva fotografare insieme a Salvini, ma Salvini non c'entra niente, solo che il problema qual è? Non basta dire io sono vaccinato, no, questi, io, a uno li infila e dite questo è un criminale, poi tocca al magistrato, tocca al giudice stabilire come stanno le cose, però se quelle sono quello che è accaduto è un criminale, due criminali, lui e l'infermiera. Ne parlano tutti stamattina, commenti dal Corriere alla Stampa, insomma tutti i giornali. La riassumiamo brevemente: i tre virologi Crisanti, Pregliasco, Bassetti si sono trovati in una trasmissione radiofonica e hanno cantato su un testo molto elaborato un Sivax, diciamo, sulle note di Jingle Bell. Non è piaciuto a tutti, Davide. Tanto un mio abbraccio a Ricky e alla sua scelta di graziarci. Il tema è questo, è che la credibilità, l'autorevolezza, ma meglio ancora, l'autorevolezza non è messa a rischio dalla giocosità, perché si può essere giocosi e autorevoli, si può essere anche inconsapevolmente giocosi. Ragazzi, Einstein era convinto di saper suonare il violino e saliva sul sia pure nelle cose di beneficenza, non certo, si esibiva il raccapriccio dei presenti, però vabbè, nessuno poteva mettere in dubbio che la relatività fosse una cosa geniale a prescindere dal performance al violino. Il punto qual è? È quando non sei capace di renderti conto che non è l'autorevolezza che si produce nella giocosità, ma è il prendersi gioco della presunta autorevolezza per fare spettacolo. Quei tre sono cascati in una trappola che sono loro che hanno alimentato lo spettacolo. E siccome, diciamo così, in questa stagione qualche problema di camici bianchi in televisione, dove solitamente, diciamo così, non si opera, non ci sono i pazienti, quindi il camice trovo pure togliere volendo, e c'è stato, diciamo, di sovraesposizione, e si è ripetutamente detto vabbè, ma sai, voglio dire, serve anche a dare informazioni al pubblico, anzi dovremmo ringraziarli per il loro impegno, ecco, credo che farebbero bene a dire siamo cascati in una trappola, perché se no poi alla fine, se tu non riesci a capire che era una trappola, allora l'autorevolezza sì viene un po' intaccata, perché non ci stai con la testa. Punto, Davide, che non puoi prevedere che quel video, no, assuma poi quella portata, cioè che arrivino a parlarne tutti. Cioè, me ne sono accorto dopo e mi dispiace, non sarebbe dovuto succedere. L'unico tardi, messaggio però posso sempre dirlo, non è, voglio dire, non è che mica. L'unico messaggio che hanno dato è che sono tutti e tre tendenzialmente stonati, con un picco per uno dei tre. Esatto. Vabbè, lasciamo perdere. Esatto. Voglio dire, ma se in una cosa, diciamo, la festa di RTL, diciamo, accettassi l'idea di vestirmi da Tarzan per divertire i presenti. Quando poi la cosa gira, effettivamente mi sentirei di chiedere scusa, cioè dicendo, cioè, scusate anche per, diciamo, la poca somiglianza con il noto eroe della giungla. E se invece dici no, ho fatto bene perché vedete che pettorali, cioè, questo non ci sta con la testa. Qua. Pensa che avevamo proprio delle idee molto simili. Vabbè, sì, sì. Le condivideremo delle proposte, con te. Delle proposte. Andiamo con. Andiamo sul caso, notizie. Esattamente, di David Rossi, perché dalla prima pagina di Libero il titolo: prima perizia su David Rossi a 8 anni dalla sua morte, e in particolare il Corriere della Sera approfondisce a pagina 17: MPS simulata la morte di Rossi sulle chiamate, una perizia dei Ross. Allora, io ho già detto che la mia personale opinione, che però vale come opinione al bar, è che l'ipotesi del suicidio non sta in piedi. Però questa è l'archiviazione, due volte c'è stata l'archiviazione per la questione del suicidio. Dopodiché, vi ricordate, la settimana scorsa abbiamo commentato la deposizione di un carabiniere che diceva che il pubblico ministero aveva risposto alla telefonata dell'onorevole Santanchè sul telefono di David Rossi. L'onorevole Santanchè si è ricordata che in effetti avevano risposto, ma non si sentiva niente dall'altra parte. Dai tabulati risulta che nessuno ha mai risposto. Allora, il tema è: fermi tutti, ma chi l'ha fatta l'indagine? Come è fatta l'indagine? Perché adesso di fatto quello che si sta facendo con la nuova perizia è un'indagine sull'indagine, e non dovrà essere molto attenta e molto severa, perché se l'indagine non fosse stata fatta come era doveroso, considerato che non si tratta solamente di un suicidio che per molti, come per me, è un'ipotesi di omicidio,
ma si tratta di una cosa che si lega al gruppo bancario a Monte Paschi di Siena, a un momento molto particolare. Quindi, insomma, se l'inchiesta sull'inchiesta dovesse mostrare delle difformità, ci sono delle responsabilità pesanti. Davide, in questo minuto che ci resta torniamo nelle pagine interne del Corriere della Sera, pagine economiche. Leonardo vuole essere leader, ma l'Italia deve fare una scelta. Pagina dedicata a un'intervista all'amministratore delegato del gruppo Leonardo, Alessandro Profumo. Alessandro Profumo dice: noi siamo, diciamo, molto capaci nell'elicotteristica, abbiamo delle qualità, diciamo, e delle eccellenze in alcuni settori, perché possiamo essere bravi a fare tutto. Certo, naturalmente, c'è di più, che qui l'abbiamo ripetuto molte volte: l'integrazione della difesa europea è prima di ogni altra cosa, non sono i fanti multilingue, è l'industria della difesa europea integrata. Integrata significa che ciascuno farà qualche cosa, non è che tutti possono fare tutto, non è che se no torniamo alla concorrenza fra Francia, Germania, Italia e così via. Quindi questa integrazione comporta delle scelte, e questo è il campo della politica industriale, cioè quello in cui si lega la scelta politica con la scelta imprenditoriale di cosa costruire, cosa faccio, cosa non faccio, in cosa mi specializzo. E quindi ha ragione, diciamo, Profumo a metterla su questo piano. Naturalmente questa è veramente una responsabilità da una parte di governo e dall'altra di quegli incontri del parleremo una sola voce con Scholz, e saremo perfettamente coordinati con Macron quando le visite a Roma, però di questi poi sono gli interessi pratici, non è solamente il abbracciamoci, che è comunque un fatto positivo benché proibito per il Covid. Allora, grazie anche per oggi naturalmente a Davide Giacarone, ci ritroviamo domani mattina intorno alle 7:10, buona giornata, buon lavoro, a domani. Grazie a voi, buona radiovisione a tutti. Da Confindustria, il post in fabbrica. RTL 102.5 incontra le aziende italiane. È proprio così, alle 7:51, ultima puntata dell'anno per il post in fabbrica questa mattina, e incontriamo un altro ITS, l'ITS Umbria Academy, che è una vera eccellenza nel nostro paese, da molti anni è sempre ai primi posti del ranking ufficiale degli ITS, è una vera e propria accademia della tecnica, copre varie aree, si va dalla meccanica fino alla biologia, ci sono 500 studenti, in previsione nel 2026 dovrebbero essere più di 1000, ne parliamo questa mattina con il presidente, l'ingegnere Giuseppe Cioffi, che ci ha raggiunti in diretta e che ringraziamo. Buongiorno ingegnere, benvenuto su RTL. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori, e grazie per l'invito, e grazie anche a Confindustria per questa opportunità. Grazie. Grazie a lei per esserci. Allora, come detto, l'ITS, appunto, che lei presiede, è sempre ai primi posti nei ranking ufficiali. Ci racconta un po' qual è la ragione un po' del vostro successo, perché? Ma è molto semplice, partiamo dai bisogni delle imprese, proviamo a coniugarle con i trend del mercato che ci vengono dal fatto che noi come imprenditori siamo immersi nel flusso del mercato, e li colleghiamo alle migliori competenze didattiche e formative del territorio, in particolare dalle università, dagli istituti tecnici, ma anche dalle imprese stesse, che è una delle caratteristiche fondamentali dell'ITS. A questo punto il mix è, come si dice, vincente, perché mettiamo insieme le necessità presenti e soprattutto future delle aziende con le migliori capacità formative, esperienziali e didattiche sostanzialmente presenti sul territorio. A quel punto per i ragazzi c'è quella che noi chiamiamo la strada più breve per raggiungere il lavoro. Ecco Cioffi, proprio a proposito di lavoro, è sempre molto interessante poi fare il punto e analizzare quale sia realmente il tasso di occupazione di chi frequenta il vostro ITS. Bene, guardi, noi abbiamo numeri, il fatto i ranking dell'Indire lo testimoniano, noi praticamente non scendiamo mai sotto l'80%, e in alcuni settori, che tipicamente sono quello digitale, della meccatronica, di fatto i nostri giovani non, in molti casi non arrivano neanche a finire il corso, si può dire che vengono già presi dalle imprese. Questa testimonianza che il cosiddetto mismatch, volendo, si può eliminare, certo, si può superare, quindi certamente. Ripeto, per noi l'80% è la media, ma in alcuni settori siamo al 100%.
Noi qui nel Post in Fabbrica RTL, insomma, siamo da anni, ci stiamo occupando di ITS, ci piace l'idea di farli conoscere, di far sapere che esistono. Tra l'altro immaginiamo, insomma, che in Italia non siano ancora moltissimi, ma come ci sta raccontando anche lei, ingegnere, creano posti di lavoro quasi immediati. Per cui ricordiamo anche che stiamo parlando di un istituto che si frequenta dopo le superiori, quindi una sorta di percorso di laurea, ma in realtà un pochino più tecnico, più vicino al mondo del lavoro. Assolutamente sì, il nostro input sono i ragazzi che vengono dagli istituti superiori, non solo tecnici, negli ultimi anni stiamo attraendo con vero piacere studenti che vengono anche dai licei e anche i cosiddetti drop out dell'università, un altro canale molto importante. Molti ragazzi dopo le prime esperienze universitarie preferiscono in qualche maniera rivolgersi a questo canale formativo. Ripeto, la nostra forza nasce dal fatto di essere in sintonia con le imprese e con il mercato, e l'altro aspetto fondamentale, il forte accento laboratoriale che diamo ai nostri corsi. Molti dei nostri corsi avvengono nelle fabbriche didattiche, come le chiamiamo noi. Non c'è soluzione di continuità tra la lavagna, oggi digitale, e il centro di lavoro. Quindi i ragazzi vengono formati a fianco alle macchine, e questo è un valore aggiunto fondamentale, perché i ragazzi respirano letteralmente l'aria del lavoro, e quindi quando poi vengono presi dalle aziende c'è un continuum, no? Non c'è un salto letteralmente, oserei dire, culturale o di linguaggio per loro, cosa che purtroppo avviene in molti altri casi, obbligando tra l'altro le aziende, e qui è un altro punto importante, a onerosi come dire, percorsi formativi, certo, che di fatto appesantiscono i processi, chiarissimo. Chiaramente. Allora, ingegner Giuseppe Cioffi, alla fine di quest'anno è tempo anche un po' di bilanci, ma soprattutto quali sono gli obiettivi che vi state ponendo per l'anno prossimo e perché no per i prossimi anni? Sì, bene, guardi, noi, come dicevo, noi abbiamo una chiara visione: cavalcare, nel senso di accompagnare e addirittura guidare le due fondamentali transizioni di questi tempi, dei prossimi tempi futuri, cioè la transizione digitale dell'economia e la transizione circolare. Questi sono i due assi strategici su cui stiamo lavorando. In entrambe, ripeto, abbiamo, come detto da voi correttamente, anche molti altri corsi, però diciamo i drivers principali sono la transizione digitale e la transizione circolare. Su questo voglio sottolineare due cose fondamentali. In breve, quest'anno, abbiamo pochi secondi, prego. Abbiamo lanciato il primo corso in Italia in tecnico superiore per la transizione ecologica, e l'anno prossimo lanceremo un altro importantissimo corso sul digitale, sul cloud computing e la cyber security, insieme a entrambi a forte accento laboratoriale. E questo corso in particolare sta ricevendo molto interesse da parte di primarie aziende italiane e, mi si consenta di dirlo, anche dalla pubblica amministrazione. Quindi l'ITS, certo, potrebbe essere un asse anche per il reskilling della digitalizzazione, esatto, della pubblica amministrazione. Insomma, avete scelto, ottimo, i due obiettivi verso i quali andrà anche il nostro paese nel 2022, quindi sono obiettivi ambiziosi ma giusti. Grazie allora all'ingegner Giuseppe Cioffi, presidente dell'ITS Umbria Academy, grazie per essere stato con noi. Grazie a presto. A voi, buon lavoro. Grazie. A tutti. Allora, il Post in Fabbrica si ferma. Si ferma, anzi, vacanze. Auguri a tutti i collaboratori, ovviamente Confindustria, il nostro Alfonso che ci segue appunto da lì e da un impiego, e poi si torna il 12 gennaio. E intanto c'è Don Antonio Mazzi per la frase del giorno. Buongiorno Don. L'ho rubata ed è molto bella. Vai. Il cammino della verità è un viaggio di gruppo. Wow. Bello, bello, no? Molto bella. Il cammino della verità è un viaggio di gruppo. Un viaggio di gruppo. Grazie, Don. Bellissima, grazie, Don. Ciao, 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 ci sentiamo, ciao, alla messa, ci sentiamo alla messa di Natale, sì, su RTL, certo. 24 alle 23:30.
siamo arrivati al 22, ultimo minuto, idee regalo insomma da far trovare sotto l'albero, oppure forse ancora i regali quelli meno impegnativi, però bisogna farli. Ecco, c'è un'esperta con noi questa mattina, ringraziamo Anna Maria Giano, giornalista, scrive per Vogue, per Esquire e per altre testate, è con noi, grazie e benvenuta. Ciao a tutti, buongiorno e grazie per avermi qui. Buongiorno Anna Maria. Allora, quando si fanno i regali, soprattutto se, come dire, non si conosce bene la persona, insomma, non è facile scegliere, no? Ci sono dei regali che magari possono andare bene un po' per tutti, oltre alla sciarpetta di lana? Allora, diciamo che noi italiani tendiamo sempre a dire che è il pensiero che conta. In realtà nessuno sorride di gioia quando riceve l'ennesima sciarpa o il pigiama orribile che non metterà mai. Quindi di conseguenza io penso che soprattutto adesso, in un momento in cui abbiamo avuto la possibilità di riflettere non solo su quelli che sono, le persone che ci circondano, ma anche su quella che è, quello che è un cambiamento nella nostra società, fare un regalo un po' più pensato, qualcosa che davvero sia un pensiero senza una spesa eccessiva, può rappresentare davvero una sorpresa e anche qualcosa che fa bene dal pianeta, delle realtà artigianali. Ecco, infatti va molto di moda adesso fare dei regali, come accennavi, meno magari materiali, però che abbiano una filosofia dietro, magari con al centro il tema della sostenibilità, tanto cara insomma a questo momento storico che stiamo vivendo. Esatto, mi vengono in mente delle realtà molto belle che possono costituire un regalo last minute e soprattutto anche un regalo che non ha la necessità di essere dato personalmente, perché purtroppo siamo ben consapevoli delle restrizioni che ci impediranno purtroppo a molti amici o parenti di vedersi fisicamente. E mi viene in mente per esempio Tridom, che è una splendida realtà che è focalizzata sull'importanza degli alberi e che ha la possibilità di regalare proprio un albero a una persona, che viene, l'albero viene geolocalizzato, fotografato, avrà un suo diario personale, quindi la persona che lo riceve potrà seguirne tutto il processo di vita, da quando verrà piantato alle varie fasi di crescita. O anche una realtà come Being, che invece permette di adottare letteralmente un apicoltore italiano, sostenendone l'attività e avendo anche la possibilità di ricevere il miele del proprio alveare. Certo, molto molto interessanti queste scelte, no? queste tipologie. E poi c'è la tipologia experience, perché qua si apre un mondo, no? Quest'anno non ho voluto regalarti una cosa, ti regalo un'esperienza, anche qui una strada percorribile, immaginiamo. Sì, assolutamente, perché diciamo che sempre a causa della pandemia abbiamo avuto moltissime occasioni perse che non ci hanno permesso di vivere appieno gli ultimi anni, quindi regalare un'esperienza che possa essere anche soltanto per le donne il sempre gradito trattamento in spa, una giornata di relax e massaggi, e per gli uomini invece anche, non so, un'esperienza sportiva come una guida fuori strada oppure un training con un maestro di sci, di snowboard, qualcosa di divertente, come dire, che possa anche... Ripartiamo, no, attraverso le esperienze, giustamente magari anche per provare delle cose che uno non ha mai fatto, poi uno si affeziona, no, una lezione prova di qualcosa e poi diventano un'abitudine e uno si ricorda di quel regalo. Rapidamente, prima di chiudere, poi c'è tutto il mondo delle carte regalo, no, che sono un po' l'evoluzione della busta, la busta moderna. Le card, dici? Sì. Ah, le card. Le gift card. Ah, ok. Sì, secondo me rappresentano un'ottima alternativa a quello che può essere proprio il regalo last minute, che tendenzialmente è un regalo non pensato e che, come dicevate giustamente all'inizio, fa ricadere sempre su delle cose banali. Invece regalare una gift card può essere un modo per offrire alla persona, non ecco, proprio la busta che diciamo è un po' bruttino in col contante all'interno, fa molto la, sia a Natale, lo concediamo soltanto alla nonna, trasformiamo qualcosa. Anna Maria Giano, grazie per essere stata con noi, ti leggiamo su Vogue, su Esquire, grazie mille, ovviamente buone feste. Grazie a voi, grazie mille. Giusy, com'è il rumore della carta quando scarti i regali? Questo qui, no? Ecco, allora abbiamo parlato di regali prima, no?
tutti noi riceviamo. Esatto, proprio quello. Perfetto. Sono le cose che devo leggere dopo, tra l'altro, può essere problematico. Ecco, rimettili a posto. È per vero. Favore. Allora, tutti noi riceviamo regali, riceviamo pacchi, eccetera, eccetera. Poi, insomma, catastiamo lì tutti, no, quel che resta dopo che abbiamo scartato i regali. Quindi, la carta, di fatto, cartoni e bigliettini. Facciamo il punto, in questo caso, su un corretto riciclo con Comieco, che è il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica. È un consorzio privato, senza fini di lucro. Insomma, ne vogliamo parlare con il direttore generale di Comieco, Carlo Montalbetti, che è già collegato con noi. Buongiorno, direttore, grazie. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, siamo assolutamente in periodo, perché adesso, appunto, nei prossimi giorni si scarterà qualsiasi cosa. La gente forse pian piano ha imparato a conferire correttamente, ovviamente, la carta, che poi viene declinata in vari modi, ma vogliamo chiedere a lei se facciamo tutto bene. Insomma, abbiamo le carte regalo, poi i pacchettini, poi i bigliettini. Dovrebbe essere semplice o non troppo? Ci dica. No, è semplice sicuramente, con qualche, diciamo, piccola attenzione. Per esempio, direi attenzione a non mischiare la plastica con la carta. Quindi, se c'è qualcosa di, come si può dire, avvolto in una pellicola di plastica, separarli naturalmente dalla carta, perché hanno due percorsi e due ricicli totalmente diversi. L'altra cosa fondamentale, per quanto riguarda le scatole, gli astucci, piegateli. È un modo intelligente, tra l'altro, di risparmiare spazio e quindi permettere di utilizzare meglio i raccoglitori che i comuni hanno messo a disposizione. Certamente togliere tutti i nastri adesivi e le graffette laddove ci dovessero essere. E infine, attenzione, gli scontrini sono in carta termica, non sono riciclabili, vanno nell'indifferenziato. Ecco, insomma, sono delle piccole indicazioni a cui è bene, ecco, fare attenzione. E poi c'è anche un tema, l'abitudine, abbastanza rara, temo, in Italia, però non so, magari lei ci può smentire, quella di appiattire e comprimere alcuni materiali, alcuni imballaggi, per esempio. Questa è una cosa molto importante, ci aiuta non solo a salvare spazio. Certamente, direi che è molto importante, e qui, d'altra parte, è anche molto importante che le aziende progettino bene i loro imballaggi, in modo da rendere facile la vita dei consumatori, dei cittadini. Quindi direi che è una santa alleanza che evidentemente dobbiamo assolutamente favorire. E d'altra parte, laddove ci fossero invece degli punti interrogativi, guardate, avete una possibilità almeno per la carta: andate sul sito di Comieco, che è www.comieco.org, e lì ci sono tutta una serie di istruzioni. Se non sono sufficientemente queste, scriveteci o telefonateci. Ecco, c'è anche un quiz, tra l'altro, no? Per mettersi alla prova. Che riciclatore sei, direttore? Esattamente, se uno vuole divertirsi, provi a fare il quiz, e da lì vede anche la sua, diciamo, il suo gradiente dal punto di vista verde. Lei l'ha fatto? L'ho fatto. Vabbè, promosso pieni voti. Promosso, 10 ha preso. Neanche a dirlo. Non sono riuscito a venire fuori. Se è venuto fuori bene. Su di me. No, però veramente carino, ci ho provato ieri, è divertente, andate anche voi. Come pure sul sito trovate anche questi mini spot. Stiamo ovviamente programmando anche qui su RTL 102.5 con Giovanni e Giacomo, degli ex Aldo, Giovanni e Giacomo, no? Cioè, aiutano anche col sorriso a passare dei messaggi. Esattamente, abbiamo proprio scelto questi due simpaticissimi, Giovanni e Giacomo, perché pensiamo che la raccolta differenziata, che evidentemente è, se vogliamo, un dovere ambientale, però è anche un'opportunità per farci qualche risata. E quindi, come già avete detto voi, guardate gli spot o sentite le radiotrasmissioni, perché sono anche, direi, divertenti, un modo, direi, diverso, come d'altra parte abbiamo fatto lo scorso anno con Elio e le storie tese, con Vecchio Cartone. Insomma, un modo per rendere più piacevole un atto, un piccolo atto quotidiano, ma che è veramente importante per l'ambiente e per lo stare bene insieme. Eh sì, il tema del corretto riciclo è estremamente attuale. Abbiamo parlato dei regali, ma anche, insomma, peraltro per alimenti li abbiamo citati. Grazie al direttore generale di Comienco, Carlo Montalbetti. Torniamo a sentirci presto, intanto buone feste anche a lei. Altrettanto a voi, auguri di buon anno. Grazie. C'è attesa per la cabina di regia, che si riunirà il 23. Si andrà davvero verso un'ulteriore stretta delle misure restrittive in vista del Natale, poi del Capodanno? Vogliamo un po' fare il punto su quelle che sono magari le prime indiscrezioni con Mario Garofalo, caporedattore centrale del Corriere della Sera. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a voi.
Buongiorno Garofalo, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, sì, lo si diceva poco fa, c'è attesa per le nuove misure in vista delle festività natalizie. Oggi intanto la conferenza stampa di fine anno del Premier Draghi, insomma, su queste misure ieri Sileri qui da noi ha detto: se i dati dovessero essere quelli di oggi, rispetto al monitoraggio della diffusione della variante Omicron, non ci sarebbe, no, la necessità di un'ulteriore stretta. È un passaggio estremamente delicato e allo stesso tempo incerto. E sicuramente i dati sono piuttosto preoccupanti. Lo stesso Presidente del Consiglio Draghi ha detto ieri che bisogna tenere alta la guardia. I numeri di contagi di ieri erano il triplo di quelli dello stesso giorno dell'anno scorso. L'anno scorso erano 10.872, ieri erano 30.768. Il punto è che a fronte di questo grosso incremento dei positivi e dei contagi, comunque non corrisponde per fortuna un altrettanto alto incremento dei ricoveri in terapia intensiva, dei ricoveri in ospedale e delle vittime. E in terapia intensiva, diciamo, i ricoveri sono un terzo rispetto a quelli dell'anno scorso, e le vittime, che ovviamente sono un grosso problema, però sono molto meno dell'anno scorso, sono anch'esse un terzo dell'anno scorso. Questo vuol dire che comunque il vaccino sta funzionando, la campagna vaccinale è stata importante. È importante che si vada avanti sulla terza dose, è importante che si vaccinino tutti, perché è chiaro che il vaccino ci protegge. Purtroppo il vaccino non è sufficiente, al vaccino bisognerà affiancare altre misure. Certo, tra l'altro proprio in questo momento, se vi capitasse di aprire il sito di Corriere, proprio la notizia d'apertura è: terza dose dopo 4 mesi e Green Pass valido 6, pronta la stretta anti-Covid, 4 regioni verso l'arancione a inizio gennaio. Un po' il riassunto di tutto quello che sta accadendo. C'è preoccupazione per esempio per coloro che hanno programmato tutta una serie di uscite e di vacanze in queste giornate e che potrebbero vedersi scadere il Green Pass proprio nelle prossime ore, anche perché non era previsto, quindi immaginiamo che ci sarà un minimo di tolleranza da questo punto di vista, no Mario? Ma sì, intanto le misure dovrebbero scattare dal 27, quindi non dovrebbero interessare il Natale. Magari Capodanno, ma sì, però. comunque è chiaro, basta passare davanti alle farmacie, ci sono file interminabili per fare il tampone, sono tutti che fanno i tamponi perché vogliono evitare chiaramente di contagiare i commensali del Natale. Un virologo ieri diceva che sì, è importante il tampone, ma è importantissimo essere vaccinati. Se si è vaccinati, il tampone, diciamo, è una cautela in più, non deve scattare una psicosi del tampone, perché comunque è una cautela in più, non è fondamentale soprattutto per chi ha fatto la terza dose. Per quanto riguarda le misure alle quali accennavi, sì, le cose in discussione che saranno decise domani, le ipotesi che si stanno facendo è un accorciamento del periodo di durata del Green Pass da 9 mesi a 6 mesi, è una riduzione del tempo tra la seconda e la terza dose, attualmente era 5 mesi, dovrebbe arrivare a 4 mesi, e poi si stanno discutendo tante cose, ad esempio anche la proposta che lo stesso Sileri, ne parlavate prima, ha fatto di allungare le vacanze di Natale per le scuole. Se ne sta discutendo, è difficile che una proposta del genere passi, perché sappiamo quanto il Premier tenga a non far perdere giorni di scuola ai ragazzi, è una cosa importante. Probabilmente, per quel che mi riguarda, bisognerebbe forse cambiare le regole della quarantena dei ragazzi nelle scuole, perché è evidente che c'è qualcosa che non va nelle regole della quarantena. Loro, se c'è un positivo in classe, il giorno dopo si fa il tampone, se risultano tutti negativi si va tutti in classe, perché il giorno dopo è normale che siano tutti negativi, perché il contagio ha dei giorni per svilupparsi. Secondo me questo dettaglio delle regole sulla quarantena andrebbe cambiato. Staremo a vedere anche l'evoluzione, insomma, i prossimi passi per quanto riguarda la scuola. Facevi bene a citare le parole di Sileri prima, insomma, sentivamo il punto di vista dei presidi, di Antonello Giannelli. Insomma, non piace questa proposta, questo è certo, quindi lì bisognerà lavorarci, bisognerà capire cosa accadrà. E poi, noi, leggendo le notizie che ci arrivano, che sono arrivate ieri dalla Sicilia, da Palermo, questa banda di finti vaccini, veramente restiamo senza parole. Queste finte dosi, queste finte somministrazioni di vaccino per avere il Green Pass, che dire di fronte a cose del genere, siamo onesti.
Sì, e sono chiaramente delle cose sconcertanti. C'era questa infermiera che con 400 euro faceva la prima dose, altri 400 euro la seconda dose, invece di iniettarle nel braccio le iniettava in un batuffolo di cotone. La cosa diciamo più inquietante è che tra i complici di questa infermiera c'era il leader del movimento Novax, e chiaramente siamo, lo ha detto anche il Censis nel suo importantissimo e interessantissimo rapporto di qualche giorno fa, stiamo vivendo l'era dell'irrazionalità e il virus sta spingendo una parte irrazionale degli italiani a pensare l'incredibile, a pensare ai complotti, a pensare che il vaccino sia frutto di un complotto, e purtroppo questo ostacola diciamo la campagna vaccinale con degli effetti negativi, perché io diciamo l'esperienza che ho è che molte persone che io conosco che si sono contagiate perché hanno avuto contatti con Novax, e purtroppo inevitabilmente non vaccinandosi si diventa vettori del virus. Se si riuscisse a farlo capire convincendo queste persone, chiaramente bisogna cercare di informare, di spiegare, di persuadere senza usare ovviamente ricorrendo il minimo possibile agli obblighi e alla costrizione, però ecco, è importante convincere le persone scettiche perché vaccinarsi è davvero importante. Quindi Mario, va bene anche il corretto arrivavo lì perché oggi insomma basta convincere, facciamo pure il corretto, facciamo qualcosa, li approvi o li bocci, tre tenori. Magari almeno cercherei di trovare un paroliere migliore. Bene, siamo abbastanza d'accordo. La canzone non era il massimo. Era il se vuoi andare al bar felice a festeggiare le dosi devi fare. Insomma, magari se assumessero un paroliere Mogol, migliore. Mogol, la prego, faccia non qualcosa è il massimo, per noi. Poi insomma Crisanti non brilla per tono, intonatura, ecco. L'ha detto oggi Gramellini. Oggi Gramellini nel caffè, giustamente, insomma, non escono benissimo dal punto di vista artistico, ecco, poi per il resto va tutto bene. Mario Garofalo, caporedattore centrale del Corsera, grazie per essere stato con noi. Buone feste. Grazie a voi, buona giornata, grazie. Arriva la famiglia, ciao Giusy. Ciao Enrico, a domani. Ciao.